CarTube, Arezzo TV, stiamo per partire per la puntata numero 20 ed è la 20ª puntata di questa stagione di CarTube, un ospite illustre, perché gli diamo il benvenuto. Tra l'altro abbiamo, e ne siamo orgogliosi, l'esclusiva di avere Matteo Bracciali, che è neo eletto segretario comunale del Partito Democratico, che dà... È la prima presenza televisiva, praticamente. Sì, praticamente sì. Senza praticamente. C'era un famoso spot, abbiamo l'esclusivo. Però, insomma, Matteo Bracciali non è solamente segretario comunale del Partito Democratico, è anche vicepresidente della Federazione ACLI Internazionale, è un uomo impegnato, è un uomo che sicuramente continuerà a fare del... bene, perché insomma le ACLI sono presenti, toccheremo molti argomenti riguardo appunto gli aiuti anche a livello nazionale, toccheremo temi locali, temi nazionali, quindi Matteo Bracciali, siamo pronti? Siamo pronti. Andiamo con la sigla, noi nel frattempo ovviamente ci portiamo all'interno della vettura che ci sta aspettando, è una CRV dell'Honda, del nostro sponsor GP Motors, che ovviamente in tutte le puntate ringraziamo, è un caldo infernale, quindi siamo pronti, però insomma, come si dice, non è ecologicamente all'avanguardia, però insomma, ci perdonerete, climatizzatore a palla, sì. Altrimenti veramente non ne usciamo vivi, restate con noi. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Bordo, caro Matteo, non so, non ho, sai che non ho coraggio di vedere quanti gradi sono, ci credi? Oggi una cosa la sigla, ma... tremenda, no? Fra l'altro questa è super tecnologica, che ti dice anche se devi mangiare a pranzo, quante calorie, insomma, no, scherzo, non lo so, però non riesco a vedere quanti, vabbè, Matteo Bracciali, si parte per questa puntata di CarTube. Non so cosa ho preso un paletto di ferro. Parte alla grande, Massimo, direi, siamo partiti col botto. Va bene, è che queste macchine hanno un solo difetto, che sono troppo grosse, almeno per quanto mi riguarda, perché insomma io sono abituato, viaggio praticamente quasi sempre in smart, e oramai sono abituato a questi dimensioni diverse. Sì, a queste dimensioni, insomma. Allora, dicevo nella presentazione che sei il nuovo segretario comunale, tra l'altro sei andato al congresso in posizione unitaria, insomma, ti hanno tutti quanti concordi nell'indicare in te, insomma, il segretario del futuro. E
insomma, io ti considero un giovane a tutti gli effetti. Quando si tutte le volte che, come dire, parlo con un amico e tutto il resto, si parte sempre così, dopodiché si inizia a parlare, ma ti ricordi quando 10 anni fa, 7 anni fa, che si faceva politica insieme? Quindi tutte le volte si parte che io sono giovane, parecchio giovane, poi però, come dire, li ricordi, sono molto datati, Massimo. Quindi... No, io sto peggio di te, perché cioè, a parte il fatto che ho 60 anni, ma sono in una fase della vita e quando trovo gli amici, che magari è un pezzo che non vedo, non è che ci si dice più come stai, dico quante pasticche prendi per dormire. Io fortunatamente ancora non so a livello pasticche, però mal di schiena, mangiato troppo, cioè, problemi di gastrici, ciao, di ogni genere. Già inizio anch'io e i miei amici, iniziamo a imparare a ragionare di queste cose qui anche noi, purtroppo. Vabbè, una delle prime cose che hai dichiarato è che insomma vuoi un po' dare una svolta ad una città che dal punto di vista politico-amministrativo, a tuo parere, ma non solo a tuo parere, insomma da parte di tutta l'opposizione, è un po' addormentata, no? Di questo Ghinelli assente, che insomma, spesso e volentieri è negli Stati Uniti, spesso e volentieri non si sa dov'è, anche quando c'è, insomma. Sì, sì. Allora, partiamo dal presupposto che la svolta non la dà il PD da solo, non la dà, ma, naturalmente non la dà manco il coordinatore, non la dà manco io. Qui c'è una città viva, molto viva, e dopo il Covid si sta riprendendo, se voi andate nelle aziende, comunque c'è fermento. Il problema è che è evidente come è inadeguata la giunta a gestire la fase di rilancio e ripartenza della città dopo il Covid, ma è inadeguata per due motivi. Il primo è perché Ghinelli non c'è, non è che non c'è, né fisicamente né politicamente, perché è assente fisicamente, perché lo vediamo nelle sue dirette e nei consigli comunali col finto sfondo del comune d'Arezzo, lui che si muove come un ettoplasma in questo sfondo, e non si sa se è a Santa Barbara, se è ad Arezzo. Cioè davvero questa storia del sindaco che non c'è è un tema centrale, perché poi dopo, come dire, si ha dei risvolti anche molto pratici, e quindi quando uno deve fare il direttore d'orchestra e non c'è, l'orchestra suona ognuno per conto suo. Quindi la giunta dall'altra parte, come dire, per l'ordinario va bene tutto, non c'è un progetto a lungo periodo del post-Covid, e considerando tutte le risorse che arriveranno, cosa deve fare il PD? Deve mettere in fila una serie di proposte legate a ogni pezzo della vita quotidiana delle persone e far diventare queste proposte che fanno, come cambiano la vita delle persone, la quotidianità delle persone, mettere a disposizione di tutti per fare una mobilitazione, per farle diventare patrimonio della città. Questo è quell'atteggiamento con cui noi affronteremo i prossimi 4 anni. Al di là che tanto l'opposizione in Consiglio Comunale continuiamo a farla, la facciamo. Bisogna potenziare questo pezzo, che è quello decisivo poi nella costruzione di un'alternativa, che sarà tra, boh, Massimo, lo sappiamo tra quanto sarà, 1, 2, 3 anni, dipende dai processi. Questa città siamo ridotti a questo, a non sapere di processi ne parleremo. Però a proposito di cose ferme, qui c'è la madre di tutte le rotatorie. Guarda, che deve essere costruita e che è ferma qui da non lo so, Massimo, da quanto, un anno e mezzo. Ti do questo aneddoto. Vai. Perché quando si diceva prima, no, sei giovane ma sei vecchio, io quando mi candidai nel 2015 mi ricordo, abbiamo fatto una serie di confronti con Ghinelli in via Fiorentina, con i commercianti di via Fiorentina, in Confesercenti, in Commercio, in cui il tema centrale era la rotonda in via Fiorentina, qui all'incrocio con il raccordo, la tangenziale, per dare modo a questa parte di città di essere più viva, di avere, come dire, di avere più vissuto, va bene? Anche in termini di passaggio. Tutti e due prendemmo questo impegno con i commercianti, ma, come dire, ci fu una polemica devastante del centrodestra sul fatto che il centrosinistra non aveva un'idea di questa cosa, quando invece c'erano già i progetti. Allora, sono 6 anni, è passata un'intera legislatura, è iniziata un'altra, siamo praticamente alla fine del primo anno, anzi alla fine del inizio del secondo. Allora, primo anno della seconda legislatura. Esatto, quindi sono 6 anni e siamo nelle condizioni in cui si vede, cioè cantierato e senza di fatto niente dentro. Quindi
molto preoccupante che l'unica opera pubblica sostanzialmente che è stata messa in cantiere all'inizio della prima legislatura di Agnelli non è neppure arrivata in fondo, ed è la dimostrazione, come dire, che poi i bandi non si vincono, perché non c'è modo di vincere i bandi, perché i bandi non si vincono con un progettista bravo, si vincono con idee buone. E se non ci sono, te puoi fare tutti i bandi che ti pare, non ne vinci uno. Anche su questa, sui bandi, no? Su finanziamenti europei persi, insomma, diciamo che argomenti per dare battaglia ne avete tanti. Ho ascoltato il sindaco l'altro giorno che spiegava i motivi per i quali siamo arrivati penultimi e abbiamo progettato solo per, abbiamo preso 5 milioni e 4, se non mi ricordo, una roba di questo genere. Che sono tanti, bisognerebbe andare a vedere quello che hanno preso quegli altri. Sono tanti, ma gli altri, come dire, dentro un bando che valeva 3-4 miliardi di euro e gli altri hanno preso cifre intorno ai 10, 15, 20, qualcuno 25. Quindi questa è la dimensione della questione. Allora, il sindaco diceva, siamo arrivati penultimi, abbiamo progettato per 5 milioni perché è una questione finanziaria, dobbiamo garantire il cofinanziamento. Allora, il comune è nelle condizioni di finanziare attraverso mutui, finanziamenti di lungo periodo, opere che cambiano la città e hanno importi ben superiori ai, come dire, 2, 3, 4, 5 milioni di euro che hanno presentato. Il problema è che anche qui non è una questione di bandi, arriviamo ultimi perché le idee non ci sono, perché se noi presentiamo in un bando di riqualificazione urbana la manutenzione ordinaria, è evidente che il bando lo perdi, perché l'obiettivo del bando dei soldi pubblici sono legati a una transizione, alla transizione ecologica, al miglioramento, all'innovazione su quei processi lì. Non c'è nulla. Allora, anche qui, cosa farà il PD? Su una serie di zone della città che hanno bisogno di essere riqualificate, presentiamo noi delle idee progettuali, da poi fare in modo che il comune se ne prenda carico e li presenti nei bandi, nei momenti in cui la finanza pubblica, soprattutto in questa fase col PNRR, il Next Generation, ti dà la possibilità di fare operazioni di investimento sul patrimonio pubblico. Questo è quello che noi faremo nei prossimi anni rispetto alla questione, come dire, bandi e tutto il resto. Il tema è sempre idee. Ti do il là ad un altro commento che mi immagino, insomma, andrà in una certa direzione. Ecco, estate 2021, ecco, cosa succede in questa città? Apro i giornali, vedo Lucca, Pistoia, non ti dico Firenze, insomma, è pieno di iniziative, Covid permettendo, per carità, però insomma, dal punto di vista culturale, ma che c'è in questa città? Cioè, bisogna il Passioni Festival, sì. Il comune ci incasta nulla, quindi facciamo un saluto a Marco Meacci che grazie a lui, insomma, la sera forse quantomeno si mobilita qualcuno per andare ad ascoltare qualcosa di interessante. No Massimo, noi purtroppo per fortuna bisogna ringraziare le associazioni del territorio che mettono insieme delle iniziative di pregio, ma anche per esempio quei ragazzi che hanno animato Malpighi, cioè con qualche serata di musica e tutto. Il problema è che poi dopo vedo i post dell'assessore Scapecchi che fa vedere l'orecchio per aver vinto un bando da 100.000 euro, che costa più averlo scritto e fatto fare da professionista che i soldi che si prendono. Allora, rispetto a questo, cioè rispetto a queste cose che sono veramente penose, io dico, deve attraversare, secondo te? Credo di sì. La vedevo un po' indecisa. No, ma secondo me c'è una macchina talmente silenziosa che non si sa, questo accelera appena. È pericolosa, ecco, da questo punto di vista è pericolosa. Ecco, mi pare che, come dire, non è che ci sia una forte spinta da parte dell'amministrazione per animare anche il dibattito culturale in città, perché non è che ci sono i concerti e la musica, c'è anche un dibattito che può essere vivo. Ecco, in questo veramente vedi, come si diceva prima, l'inadeguatezza di questa giunta, davvero, che esprime poco dal punto di vista politico e progettuale. Ecco, una città, Arezzo, che è profondamente cambiata ed è anche in crisi, perché insomma, leggevo nei giorni scorsi alcune tue considerazioni: 15.000 iscritti alle liste di disoccupazione. Questa è una cosa che mi ha sorpreso veramente molto, il fatto che la media delle pensioni si aggiri intorno ai 750 euro. Ora io mi chiedo veramente
come è possibile andare avanti con 750 euro, perché insomma le bollette le paghiamo tutte, tutti quanti, e quindi insomma, la vita sappiamo quanto solo, costa. Solo con 750 euro, pensa che cosa significa. È tutto, è, allora, letto questo dato, non ci possiamo meravigliare che 2000 famiglie aretine siano sotto la soglia di povertà. Esatto. Questi sono i dati. Io provo sempre a fare piccole analisi per evitare che poi, come dire, la politica faccia un'analisi. La politica deve disegnare anche dei percorsi, delle proposte. Cioè, secondo me la questione centrale è rivedere completamente il pacchetto di politiche sociali legate alle politiche sanitarie, perché stanno insieme le politiche di salute con le politiche sociali, e provare a capire qual è l'impatto reale di quello che oggi noi facciamo e che cosa mettere in fila. Ad esempio, noi siamo ultimi sostanzialmente nell'assistenza agli anziani soli in termini di servizi in tutta Italia, nella classifica di Avvenire sulla generatività sociale. Allora, su questo proviamo a mettere insieme una proposta molto semplice, cioè le persone che presentano un ISE sotto di fatto la soglia di povertà, che è quella per accedere per esempio al REM, al reddito di emergenza. Se, come dire, c'è quel tipo di livello di povertà lì censito, raddoppiamogli il sussidio del REM, per esempio. Quindi il comune aiuta in modo monetario o attraverso servizi, perché puoi fare anche questo, lo raddoppi rispetto a quello che oggi facciamo, che è una cifra assolutamente irrisoria rispetto alla media, come dicevi te, di quanto percepiscono di pensione queste persone. Due, per esempio sulla disabilità stessa cosa, cioè questi purtroppo le amministrazioni comunali, non avendo grandi possibilità anche di fare servizi in proprio, bene, proviamo a metterci delle risorse fresche su le persone che stanno peggio, perché poi tra l'altro quelle risorse lì sono tutte risorse che rientrano nel ciclo, dell'economia della città, quindi non è che fanno risparmio. Noi bisogna fare queste piccole cose, perché poi sono le piccole cose che cambiano anche le percezioni, sì, della vicinanza dell'amministrazione, esatto, alle persone. Faccio un altro esempio, si parla di transizione ecologica, siamo entrati qui dentro, era 40 gradi fuori. Cioè, com'è che tu dai un piccolo contributo all'amministrazione comunale a questo? Educando, ad esempio, i ragazzi a prendere i mezzi pubblici. Questo è un piccolo, una goccia nel mare, lo è. Allora, perché non pensiamo che alle famiglie sotto una certa quota di ISE, per esempio, garantiamo a tutti i ragazzi della famiglia che prendono l'autobus per andare a scuola l'abbonamento gratuito? Non è un grande investimento, Massimo, sono 100, 200, 300 mila euro, ma sono 300 mila euro che tu investi in educazione, cioè i ragazzi fino a 18 anni sanno che se prendono l'autobus lo prendono gratuitamente e imparano a prenderlo. Cioè non si vede più quelle scene magari delle macchine incolonnate all'uscita della scuola per andare a prendere i ragazzi. Cioè, bisogna iniziare, secondo me, a fare delle cose però che non solamente retorica, ma qualcosa che entra nelle vite delle persone. Perché se tu a una famiglia gli togli i 100 euro al mese magari di 3 abbonamenti alla corriera che devono prendere per i figlioli, forse anche di più, ecco, io penso che in questo senso tu gli dai una mano. Allora, un altro post che ho letto, che hai pubblicato, è questa proposta della messa al bando delle armi nucleari. Io estendo un po' la cosa armi in generale, perché poi è una cosa di strettissima attualità, insomma, c'è la Lega, Fratelli d'Italia, insomma la destra un pochino più intransigente, che invece vorrebbe la liberalizzazione del porto d'armi. Questa teoria del difendiamoci da soli, insomma, io è una cosa che inorridisco, insomma, davanti a... No, questo purtroppo è l'incitamento all'odio e all'accavalcare le paure delle persone. È evidente che nel momento in cui tu dici difenditi da solo, già io mi deresponsabilizzo. Cioè io amministrazione, io politica, mi deresponsabilizzo rispetto a una funzione primaria e centrale, perché alla fine la salute e la sicurezza sono due funzioni che sono inalienabili per l'amministrazione pubblica. Quindi in questo senso è evidente che, come dire, quel richiamo lì è più, non è tanto al fatto di difendersi da soli, quanto cavalcare la paura per essere poi il paladino
il paladino delle persone che magari quella paura la stanno vivendo. Con quale soluzione? La soluzione è la deresponsabilizzazione, cioè difenditi da solo. Quindi tu c'hai, pensa a una persona che spara un altro perché ce l'ha lì, rientra in casa. Io mi pongo questo problema, mettiamo che lui gli spara veramente per paura e per proteggere il proprio nucleo familiare. Qual è il risvolto sul proseguo della sua vita di quella roba lì? E lasciamo perdere tutte le questioni giudiziarie, cioè il fatto magari non ci va in galera, ma questo nella vita ci avrà sempre il pensiero di sparare ad un'altra persona. Quindi, onestamente, la politica, questo problema qui, e se lo deve porre, e non è che tu puoi pensare che depenalizzare la legittima difesa abbia solamente un risvolto giudiziario e libera le persone da quella aggravio lì, quindi spariamo e non c'è problema. Il tema è che poi sulle persone lascia degli strascichi personali, sulla propria coscienza, che, come dire, tu politica non puoi far finta che non ci sono. Quindi questo è sulle armi nucleari, c'è, cioè, come, vabbè, questa è l'associazione, io sono ho la fortuna, insomma, di presiedere le nostre associazioni legate all'estero, che sono 50.000 iscritti all'estero, più tutta, faccio anche attività di patronato estero, quindi servizi di cittadinanza ai cittadini, agli italiani che oggi vivono all'estero. Gli iscritti all'AIRE, cioè agli albi di residenza, sono il 10% degli italiani, perché sono più di 10 milioni, sono intorno ai 12 milioni, più quelli che non si iscrivono agli albi di residenza all'estero. Noi a quelle persone lì, come dire, gli facciamo, così faccio un po' di pubblicità, no? Gli facciamo servizi di cittadinanza, quindi dal rinnovo passaporti, carte d'identità, previdenza, sussidi al reddito, quindi gli facciamo queste cose per quelli che stanno fuori. Sembra una cosa di nicchia, ma è più del 10% delle persone che, come dire, rispetta la popolazione italiana, quindi è un lavoro bello, interessante, e quindi facciamo anche un po' di, però, di educazione, li facciamo un po' di campagne. Educational channel. Esatto, facciamo anche un po' di campagne, quindi facciamo anche sulle armi nucleari, c'è il trattato firmato di non solo di non proliferazione, ma di messa al bando delle armi nucleari, firmato da moltissimi, da più di 50 paesi, tra cui non c'è l'Italia, perché la posizione della NATO rispetto a questa vicenda ancora è, come dire, legata al fatto che non puoi mettere al bando le armi nucleari se gli Stati Uniti sono sostanzialmente quelli che hanno l'arsenale più grande, quindi non è che puoi pensare che fai questa operazione qui, quindi è una questione di equilibri geopolitici che noi naturalmente, nel quale non siamo naturalmente d'accordo, e quindi proseguiamo una battaglia di civiltà che va oltre il valore del trattato in sé, quanto nel raccontare che un pianeta senza armi nucleari è un pianeta che, rispetto alla questione costituzionale dell'Italia che ripudia la guerra, è sicuramente un pianeta più sano. Ecco, questo penso che sia una cosa semplice da comprendere, perché poi si senta nel tecnicismo, si perde il focus sulla questione, ma sono campagne educative che noi facciamo con piacere. Ogni tanto mi fermo a pensare quante guerre ci sono nel mondo, in questo momento stiamo registrando un numero incredibile di territori, ci sono persone che stanno combattendo per un motivo o per un altro. Io, la mia generazione è cresciuta con la canzone di John Lennon, a qualcuno non è servita, però la mia canzone della vita è stata Image, insomma, sognare un mondo diverso, che poi non erano sogni complicati, erano sogni molto, molto semplici, molto più semplici di quanto si possa immaginare, perché ritornando al discorso che facevamo prima, quando uno esce di casa con una pistola infilata all'interno dei pantaloni, qualcuno a cui sparare trova di sicuro. Tranquillo, questo non è. E va bene, vuol dire che doveva. Insomma, io però non mi arrendo, non so te. Io, figuriamoci. Sono un inguaribile sognatore. Scusa, io non mi arrendo, no. Te pensa, uno che ha perso 5 anni fa le elezioni, avevo smesso di fare politica, poi, la mia moglie era contenta. No, aspetta, io ora sono tornato, per continuare a fare politica. Figurati se mi arrendo sulla questione delle armi. che poi, guarda, non volendo, ora siamo andati a toccare proprio la sconfitta delle elezioni, te sulla questione sicurezza
sulla quale il centrodestra ha battuto in maniera anche non molto corretta, insomma, sai anche il perché, insomma, ci hai perso un po' le elezioni. Secondo me, secondo me è un po' anche la come dire, una cartina al tornasole del crepuscolo del centrodestra, di questa esperienza amministrativa, quindi la fine sostanzialmente che sta arrivando, della fine di questa dell'amministrazione. Cioè, io mi ricordo 5 anni fa i cartonati in Guido Monaco. Dove sono andati a finire questi cartonati? I cartonati delle persone, come dire, dei senza tetto, delle persone che si facevano finta di bucarsi, in giro per la città, con le foto e tutto il resto. Allora, la situazione non è cambiata, è sempre la stessa, anzi, se devo dire la verità, considerando i livelli di povertà che sono aumentati dal 2015, noi si sta pure peggio da quel punto di vista, molto peggio. Quindi è una battaglia totalmente persa, anche perché tutte le proposte di strumenti di sicurezza che dovevano essere messi in campo sostanzialmente sono falliti tutti, quindi non c'è stato un miglioramento neanche in questo. C'è stato, come dire, l'investimento in un presidio della Polizia Municipale in Guido Monaco, che a noi che ci costa chiuso. Di affitto, ci costa di manutenzione, di tutto quello che è possibile, che è sempre chiuso. Tra l'altro è simpatico vedere come i personaggi raffigurati in quei cartonati, quindi nella intenzione degli Nelli in questo senso, oggi sostano davanti alla sede vuota della Polizia Municipale in Guido Monaco e qualche giorno, qualche foto la farò dicendo: vi ricordate, ho trovato i cartonati, sono esattamente davanti a Guido Monaco, davanti alla sede della Polizia Municipale. È una roba questa che grida vendetta, ma è anche, credo, il segnale del crepuscolo, della fine di questa amministrazione, dell'esperienza amministrativa di Nelli. Come diceva il buon Nanni Moretti, ha detto tante cose straordinarie, insomma, una frase era riferita alla Sacher Torte, non so se hai visto Bianca, certo. Il film, era un'istituzione, insomma, è quello che stava scavando sul Mont Blanc, no? Sì. Lui disse: guarda, non mi può scavare sotto perché mi sciupa l'armonia, vive di un'architettura, è come la Sacher Torte. E lui disse: ma che è la Sacher Torte? Scusi, lei non sa che cos'è la Sacher Torte? No, vabbè, continuiamo così, facciamoci del male, ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco per la seconda parte di Cartube. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra. Ed eccoci alla seconda parte di Cartube. Io voglio iniziare con un argomento un po' più, tra virgolette, leggero, che però non considero tale: la Vespa. Ecco, una cosa, una passione comune, che ci unisce, dai. Comune. La Vespa, che insomma rappresenta, correggimi se sbaglio, il miracolo italiano, no? del dopoguerra, quando gran parte degli italiani si spostavano sulle due ruote, i meno fortunati in bicicletta, e quelli che cominciavano ad avere qualche soldo. Ricordiamoci che seconda guerra mondiale aveva lasciato l'Italia in ginocchio e ci fu questa ripartenza, e la Vespa, insomma, è stata il simbolo dell'industria italiana, della genialità, insomma, quando noi facevamo, cari amici giapponesi, quando noi facevamo gli scooter, voi mandaravate, insomma, solo il suono, io mi emoziono sempre. Io ho ereditato un PX 150 dell'82 da mio babbo, e l'abbiamo a casa, l'abbiamo in comproprietà con mio fratello, che insomma però
ho provato a distruggerlo in ogni modo. Io tutte le volte torno e lo rimetto a posto, poi lui lo ridistrugge e lo rimetto a posto. Però ora, insomma, vediamo, perché avevo intenzione, sempre col placet della mia moglie, di comprarne un'altra. Però da quando mi sono spostato a indicatore, ho bisogno di una cilindrata un pochino più alta, perché quando, sì, sai, quando ero pescaiolo, alla fine con un 50, c'avevo il 50L, ocra, bellissimo, riuscivo ad andare in centro quando volevo, in serenità, anche piano piano. L'indicatore forse è meglio il PX, ecco, insomma, questo. Però guarda, se i momenti più belli sono dei momenti bellissimi, di tutti i raduni che si è fatto il 1° maggio. Devo dire che sono momenti belli, eh. Io mi ricordo bene, perché poi con i miei amici si sono fatti praticamente tutti. Eh sì, insomma, guarda, è un pezzo anche della mia gioventù, perché poi quelli della mia età avevano tutti una Vespa. Quindi, insomma, un bel ricordo, ecco Massimo, hai aperto un bel cassetto. Io a bordo del mio PX 125 carta zucchero, ci ho fatto, che pensa, nel 1982 ho consumato più miscela che te non te la immagini nemmeno, tra la promozione dell'Arezzo, i campionati del mondo di calcio dell'Italia, insomma, ci ho fatto le vacanze, lascia fare, mi emoziona a ripensarci. E, per quello che riguarda invece, ritornando all'attualità, Novax, ecco, questi irriducibili, e anche qui c'è una parte della ben definita della politica che sta continuando a cavalcare questa protesta, che veramente non ha assolutamente nessun senso. Siccome in piazza ci sono i neofascisti di Forza Nuova, ecco, che effetto ti fa vedere questa gente, testa rasata, giubbotti, cose, cioè, che hanno un'idea molto... No, che parlano di democrazia. Personalizzata della democrazia, gridare libertà, dittatura, loro, cioè, ecco che effetto ti fa. Io sono assolutamente tranchant su questo. Io sono per la dittatura sanitaria. Anch'io. Così si è... Guarda, così non ci sono smentite possibili. Sono per la dittatura sanitaria, sono per l'obbligatorietà del Green Pass, soprattutto su alcune professioni che sono, come dire, fondamentali, e ritengo che, come dire, la politica rispetta la scienza, a volte bisogna farci anche un passo indietro, perché davvero se c'è una cosa che questo governo ha messo in fila in modo chiaro è la propria, come dire, il proprio essere portatore sano di un rapporto corretto tra decisione, tra il decision maker, tra quello che deve fare la decisione, e gli strumenti scientifici che tu hai a disposizione per fare una scelta. Cioè, io penso che da questo punto di vista oggi non ci sia spazio, in una situazione come questa, in cui si rischia, oggi sono 53 casi complessivamente di Delta, molto pochi, di Delta rispetto alle altre province, rispetto a Siena e Grosseto, però comunque c'hai comunque una quota di variante, cioè tu devi comunque tenere la nostra comunità sotto protezione, perché davvero se dovesse ripartire la quarta ondata a quelle dimensioni della terza o della seconda, cioè noi non siamo nelle condizioni di sostenere uno sforzo comunitario, perché poi i soldi sono i miei, Massimo, sono i tuoi, che sostiene chi deve rimanere a casa perché non può andare a lavorare, chi naturalmente chiede sostegni legati al fatto che le proprie attività sono chiuse. Cioè noi qui bisogna ripartire, per ripartire è necessario anche mettere la terza dose velocemente, se ce ne fosse bisogno. Quindi io, da questo punto di vista, non c'è neanche, cioè, mi sembra una discussione lunare. Mi sembra lunare vedere una serie di senatori, di deputati ieri, che hanno, non so se al Senato o alla Camera, che con cartelli in piedi, no Green Pass, cioè cose veramente pericolosissime. Guarda, non la voglio buttare in politica, però mi sorge spontanea questa riflessione. Ecco, Salvini, che con la Lega al governo vuota il Green Pass e poi pomeriggio va a fare le manifestazioni contro il Green Pass. Ma questo, come dire, da quel punto di vista
la destra, la nuova destra, che è quella la di nuova Salvini, destra, sì. di Meloni e tutto, è, come dire, non ha nessun tipo di coerenza rispetto a quello che ha detto un quarto d'ora prima. Sì. Nel senso, non c'è proprio nessuna coerenza. Quantomeno, guarda, io mi ricordo quando anche qui ero giovane vecchio, ora sono giovane vecchio, quando ero giovane giovane, che, come dire, quelli di destra avevano una qualità, che erano coerenti in sì, tutto, vero, va bene? Vero. Oggi veramente questa destra qua è incoerente su qualunque cosa. Ed è il problema che chi deve governare poi, magari guadagna consenso con una dichiarazione rispetto a un'altra, ma poi devi andare al governo, devi fare delle scelte. Anche qui, per fortuna e purtroppo dallo stesso punto di vista, perché forse ci saremmo tolti il dente, la Lega al governo insieme al Movimento 5 Stelle non siamo riusciti a chiudere un ciclo politico in modo compiuto per capire quali erano i danni e per far vedere agli italiani i danni che hanno prodotto in questi anni quel tipo di governo. Peccato, dall'altra parte per fortuna, perché sicuramente il governo Conte da una parte, oggi il governo Draghi sicuramente quantomeno hanno ridato un minimo di coerenza ai percorsi politici, gradualità nelle scelte, un riformismo un pochino più illuminato, considerando che poi alcuni problemi vanno sfruttati con radicalità, tipo la povertà, tipo la salute. Il tema della salute oggi veramente ha bisogno di investimenti radicali per cambiare il sistema di servizi che noi abbiamo a disposizione, però, come dire, quantomeno c'è stato un percorso sicuramente migliorativo. Gli outlook, come dicono quelli bravi politici, insomma, ci dicono che invece, insomma, il paese a Salvini e Meloni gli dà fiducia. Quindi speriamo che questo governo riesca in qualche modo a ridare alle persone quella speranza e quella consapevolezza che la politica è molto di più rispetto al proclamo del giorno, che i processi sono molto complessi, da far capire anche alle persone, da fargli comprendere il valore della politica e di chi la fa in modo serio. Guarda, molto contribuisce il mondo dei social. La mia compagna è medico, la settimana scorsa mi fece una riflessione che veramente mi ha fatto pensare. Si parlava appunto dei vaccini e di questa posizione veramente inconcepibile da parte dei Novax, e mi disse: guarda, ricordati, nel 2004, quando venne fuori la legge che proibiva di fumare dentro i locali pubblici, non è venuto fuori questo pandemonio perché non c'era Facebook, o comunque era proprio agli albori, ancora non era. Quindi se no, dice, te lo immagini, perché io le polemiche così dalle persone, dai fumatori le sentivo tante, no? La mia libertà di fumare, capito? Ma se te sei libero di fumare, fuma da un'altra parte, fa fumare anche a me. Anche è semplice, cioè è talmente semplice questa cosa. E lo stesso discorso vale per i vaccini. Non ti vuoi vaccinare? Perfetto, non ti vaccini, però ti fai i tamponi. In certi locali non entri, al cinema non entri, vai al ristorante, ti presenti col tampone, così almeno tiri fuori, oltre che a pagare il conto, devi tirare fuori anche 25 euro per farti il tampone. E poi comunque, poi chiudo perché non ti voglio rubare la scena, sono d'accordo con Eugenio Gianni quando dico va bene, non ti vaccini, vai in sala rianimazione, ti si presenta al conto. Questo è palese questa cosa, no? Dici e sostieni come tanti Novax che sia tutta una cospirazione, che sia un'invenzione, che Covid non esiste. Vabbè, perfetto, libero di pensarla come ti pare, però quando finisci intubato, poi alla fine, siccome una persona intubata costa circa 3.500 euro al giorno, poi ti si presenta il conto. Io penso che non faccia una piega. Scusa se ti ho rubato la scena. No, penso che non faccia una piega. Tra l'altro, io anche rispetto a questa storia del Covid che non esiste, peccato perderci qualche minuto, però l'altra sera c'era il dottor Ferri, il dottor Tacconi, il dottor Scala, che hanno raccontato le esperienze e anche alcune esperienze di infermieri che hanno dovuto mettersi a disposizione completa anima e corpo, perché poi ci metti il corpo in quelle situazioni lì,
nei reparti più colpiti, quindi dove c'era la degenza delle persone affette, dai malati di Covid, sono, come dire, bisognerebbe che queste persone ascoltassero le parole di questi professionisti, perché hanno visto la morte, la sofferenza, hanno dovuto gestire le comunicazioni familiari nel momento in cui moriva una persona che non poteva essere assistita dai propri cari. Cioè, io credo che si sia perso pure troppo tempo, che i media hanno perso pure troppo tempo a raccontare questo fenomeno dei Novax, questo fenomeno di chi crede che il Covid sia una cospirazione. Sulla genesi della malattia io non ho le competenze per dire se è di laboratorio, se è origine animale, non ho la più pallida idea. Io dico che oggi c'è, e se io non ci metto le mani in modo pesante, ripeto, con la dittatura sanitaria, ma lo dico serenamente, guarda, molto serenamente, noi oggi non ne usciamo più da questa vicenda. Poi è chiaro che, come in tutti i cicli delle malattie che hanno attraversato il pianeta, probabilmente finirà anche questa, probabilmente attenuerà i propri effetti, cioè, però oggi siamo in queste condizioni qui e io mi metto nelle mani di chi conosce la materia, non sicuramente degli stregoni del web. Senti Matteo, un altro tema che mi sta particolarmente a cuore, un paio di settimane fa, di sabato sera alle 9:30, per il corso un ragazzo di 20 anni è stato aggredito da alcuni giovani, è stata un'aggressione omofoba, è stato individuato, fra l'altro non stava facendo neanche niente di particolare, insomma avrei seguito sicuramente la vicenda, era semplicemente vestito in maniera stravagante e questi hanno tirato le loro conclusioni e hanno detto sei un gay e poi insomma pugni e via. Cioè, sono veramente cose che lasciano l'amaro in bocca. C'è bisogno di dare una risposta forte da una parte, c'è bisogno anche di dare seguito e concretezza a questo progetto di legge di Zan. Sì, assolutamente. Ma guarda, posso dire anche una cosa, al di là del contenuto del DDL Zan, che su alcune parti è discusso in Parlamento, c'è, come dire, opinioni diverse, va bene. Noi riteniamo che debba essere votato e quindi in questo senso non è che il Partito Democratico ha preso una posizione molto chiara. Dico che il dibattito legato al DDL Zan, secondo me, ha portato e porta agli episodi e alimenta questi episodi, che tipo quello dell'aggressione a questo ragazzo, di 20 anni che si è ritrovato calpestato dai propri coetanei solamente perché... Tra l'altro non era il primo episodio, io l'ho intervistato personalmente, questa persona diciamo che tutte le settimane ha a che fare con questi, per una scelta queste personale. Vicende. Ecco. Dico che anche, come dire, quando si era giovani noi c'erano questi episodi, c'erano delle persone che, come dire, avevano fatto scelte diverse dal punto di vista sessuale. Il problema è che oggi questo dibattito qua è radicalizzato. Una specie di scontro ideologico che qualcuno lo vuole perché qualcuno lo vuole rappresentare così, uno scontro ideologico, bene, mette in debolezza le persone che poi tutti i giorni si trovano a affrontare la propria comunità avendo fatto una scelta personale diversa da quella da quella etero. Allora, in questo senso io ritengo che anche nel dibattito politico si debbano utilizzare i toni giusti, gli argomenti giusti, partendo da un presupposto che la discriminazione delle persone che hanno fatto una scelta di identità sessuale diversa rispetto a quella della tradizione, mettiamola così, parte dal rispetto, e questo dovrebbe essere una cosa che accomuna tutti i politici, perché poi se tu il dibattito lo radicalizzi, lo fai diventare uno scontro di culture, esattamente come il tema dell'immigrazione, poi è chiaro che sul territorio alimenti quelli che non hanno gli strumenti culturali per comprendere che quel dibattito politico è viziato dal fatto che devi rappresentare, strarappresentare un'idea, e quindi usi iperbole, usi dei strumenti retorici e narrativi che alimentano, come dire, no? Incendiano il dibattito. Queste persone che non hanno questi strumenti culturali poi le fanno diventare violenza. Ed è la stessa cosa che
noi vediamo quelle, rispetto al rapporto con le minoranze, etniche. Esattamente questo. Oggi, come dire, mi sembra che rispetto a questo tema si è fatto un passettino in avanti, perché è calata un po' l'odio, che invece magari anche rispetto a alcune le cronache, quello che si è stato, si era alimentato, oggi è un pochino più basso. Rimane il tema sostanzialmente anche qui, sul tema dell'immigrazione, che è il tema di accoglienza e legalità. Cioè, io accolgo le persone che mi chiedono di essere accolte perché in una situazione di difficoltà, chiedo alle persone che accolgo il rispetto delle leggi. Chi le legge non le rispetta, chiaramente, come dire, valgono le leggi per me, valgono le leggi per lui. Questa è la questione. Cioè, non è, ed è banale. In tutto questo, così chiudo sulla politica nazionale, il tema della riforma della giustizia è assolutamente il punto cardine. Io ritengo, per esempio, che il governo Renzi abbia fatto un grandissimo errore a non mettere subito a fuoco questa questione, perché alla fine tutto il tema, anche del tema dell'immigrazione e della percezione delle persone di non essere protette dal proprio paese, va bene, nasce dal fatto che qualcuno crede che ci siano garantiti persone di serie A e garantiti dalla legge, persone di serie B che invece per le leggi non valgono. Il tema del processo, del giusto processo, del giusta, come dire, della certezza della pena, esatto, del fatto che quando uno entra in un processo poi non ne esce 20 anni dopo in una condizione di presunta colpevolezza, ma che io a un certo punto devo chiudere un processo perché devo dare anche, come dire, garanzia alle persone di continuare la propria vita oppure andare a detenzione, è fondamentale. Di qui credo che sulla riforma della giustizia, sia i tempi, quindi dei processi, sia gli investimenti sul personale dei tribunali, quindi sulle cancellerie, sui giudici, credo che sia necessario in un paese normale, perché parte da qui. Se io so che i miei diritti sono garantiti dalla legge, la legge viene applicata tempestivamente, io ho un rapporto con la persona che mi sta accanto diverso, sono portato a non commettere reati, sono portato a rispettare la legge. In caso contrario, in una situazione di impunità complessiva, è chiaro che io sono portato invece a delinquere. Questa è una condizione, secondo me, sine qua non per uscire dalle questioni che riguardano, come dicevo prima, il rapporto con l'immigrazione, con chi qualcuno pensa che sia trattato diverso rispetto a sé. La domanda finale che rivolgo quasi a tutti i nostri amici che salgono a bordo e sono ospiti della nostra trasmissione è: che libro hai in questo momento sul comodino? E io ce ne aggiungo un altro, visto che sei un sognatore. Qual è il libro della tua vita? So che, insomma, fare le classifiche è un po' antipatico, no? È difficile, antipatico allo stesso punto, però insomma c'è un libro che magari ti ha segnato in particolar modo, ha significato qualcosa per te più di altri? Ci sono i libri di formazione e poi ci sono i libri di narrativa. A me mi ha insegnato a leggere la narrativa Gian Piero Bracciali, il viaggiatore immaginario, per esempio. Io andavo, ciao Gian Piero, leggevo solo, e anche perché sono ancora come libri librerie piene di saggi, tutte queste cose che avevano anche sfondo sociale politico. Oggi invece mi sono rimesso a leggere, è un po' il tempo che mi sono messo a leggere narrativa anche contemporanea, perché giustamente Gian Piero mi dice sempre: guarda che senza immaginazione chi fa politica, perde un pezzo. Allora, per esempio, il libro, ho sul comodino Due vite, che è candidato al premio Strega, e sono curioso, ora lo porto al mare e vediamo. Inizio a leggerlo, perché quello ancora ce l'ho nel comodino ma chiuso. Invece il libro che a me mi ha stupito e mi ha fatto iniziare questo percorso alla narrativa contemporanea è Il Parnaso Ambulante, che è un libercolo di Sellerio, edito da Sellerio, ed è la storia di questa persona che cambia la vita alle persone con questo, andando con questo Parnaso dove c'ha dentro i libri. Molte persone entrano nel suo mondo e gli cambia la vita. Guarda, è uno dei tanti libri che ho scoperto grazie all'amico Gian Piero Bracciali. Anche te. Insomma, a me mi ha segnato, è stato il primo che mi ha consigliato. Veramente.
veramente, fra l'altro lo consiglio perché lo leggete anche molto velocemente, piacevolissimo, quindi va bene, grazie a Matteo Bracciali per essere stato con noi, abbiamo diciamo avuto la conferma che è una persona che sogna un mondo diverso, ecco, un mondo diverso da questo è possibile, fatto diciamo di pace fondamentalmente, di rispetto. Grazie Massimo, grazie a tutti gli ascoltatori. GP Motors è specializzata nella vendita di vetture aziendali, chilometri zero e usate, vetture accuratamente scelte, tagliandate e garantite alla data d'acquisto. Onestà, chiarezza, affidabilità sono le qualità che hanno permesso a GP Motors di crescere nel tempo, diventando un sicuro punto di riferimento per il cliente. Lo showroom di auto di GP Motors presenta veicoli di qualità, tutti dotati delle caratteristiche più avanzate, ideali per ogni occasione, fornendo così stile, prestigio ed eleganza. GP Motors ha sede in via Fleming 69, vicino al centro di Arezzo, nel cuore della Toscana, una struttura operativa in tutta Italia. GP Motors è inoltre concessionaria ufficiale vendita e assistenza per Arezzo e provincia dei marchi Honda, Mitsubishi, SsangYong e Mahindra.